Didattica della speranza per una scuola che è troppo a distanza. In queste righe un poco speciali, in questi tempi così originali, vorrei dire sinceramente cosa ne penso del tempo presente e della mia scuola che la pandemia ha trasformato senza allegria. Non so il colore delle regioni, ma me ne intendo assai di emozioni e so mille cose di noi bambini, del nostro bisogno di stare vicini. Perciò è di questo che voglio parlare, di quando la scuola va in digitale e della gran bella differenza che c'è fra un PC e la classe in presenza. È vero di certo che sullo schermo il mondo va in fretta e non sta mai fermo e che la rete ha tanti vantaggi che rendono possibile persino i miraggi. Possiamo vedere infatti persone, filmati, figure, persino un leone. Ma c'è qualcosa nella realtà che nessun video imiterà. Il mio compagno, per esempio, se sta sullo schermo io non lo sento e non capisco come si sente, qual è il suo umore, se ha perso un dente. Non vedo Lisa con la sua fossetta, che sa di un sorriso che ha quasi fretta. Non sento il profumo della maestra, che mi accarezza un po' sulla testa. Non vedo la mano della bidella, che suona per noi la sua campanella. Non sento il fruscio di carte matita, la voce di Luca né quella di Rita. Mi mancano persino le nostre sgridate, per non parlare delle nostre risate. C'è poi la faccenda dell'intervallo, che mi manca tanto perché è un vero sballo. Mi manca insomma la vita reale, in tutto ciò che la rende speciale. Voglio gli amici in carne e ossa. Voglio tornare alla riscossa. Voglio correre e litigare per poi far la pace in tempo reale. E la mia scuola, che coi suoi difetti ci fa sentire bimbi perfetti. Perché l'amicizia non si può cliccare, la tenerezza non si può imitare. Ci vorrebbe una pandemia di esagerata nuova allegria. Ci vorrebbe un nuovo vaccino che fa di tutti un vero bambino. Avevo pensato a un secondo striscione da appendere fuori dal mio balcone. Andrà tutto bene se non ci scordiamo di questo tempo dal quale impariamo che la didattica fatta a distanza serve solo se c'è la speranza di riscoprire la vera vita che più del PC io sento infinita. Per ricordarci che ciò che è normale, se fatto insieme, diventa speciale.